Ciao a tutti gli amici di cinefoniaci.com. Quanto tempo era che volevo maltrattare così uno smartphone, anche se devo ammettere che quando la E&L ci ha contattati per chiederci se volevamo provare un loro smartphone, era veramente la prima volta che sentivo questo nome. Però mi sono documentato, ho scoperto che è un'azienda anche piuttosto grande, che è stata presente al Mobile World Congress a Barcellona, al CES a Las Vegas e, come avrete capito, è specializzata proprio nei rugged phone. Tra l'altro è un brand che distribuisce i suoi prodotti direttamente in Italia su Amazon, trovate il link qui sotto in descrizione, a tutta la gamma, ovvero V5, V6, eccetera, fino appunto a questo V9, che è il modello di punta della casa che viene venduto su Amazon a 178€, in questa colorazione gialla che vediamo oggi o anche totalmente nero. Nella scatola, oltre allo smartphone, vi arriva questo set di manualetti, poi c'è un caricatore da 1,3A, piuttosto lento, impiega 4 ore a caricare la batteria, che è da 4000 mAh. Ho provato anche caricatori un pochino più potenti, ma la velocità non cambia. In queste due scatoline invece ci sono un cavetto micro USB e degli auricolari di tipo un po' economico, ma sicuramente cosa gradita sempre trovarli. E poi c'è questo piccolo giravite che serve ad aprire lo sportellino sul retro, sportellino che dà accesso a 3 slot, micro SIM, nano SIM e micro SD. Gli slot quindi non sono condivisi, cosa ottima anche perché abbiamo solo 16 GB di memoria interna. Sportellino che ovviamente vedete con la gomma tutto ben sigillato, perché deve garantire la resistenza all'acqua in modo perfettamente ermetico, così come fa lo sportellino sulla parte superiore in gomma, che va a coprire la porta micro USB ed il jack per le cuffie. Presa micro USB che, anche se ovviamente è messa in profondità, ha un ingresso abbastanza largo e quindi sono riuscito ad usare anche dei cavi micro USB standard, non solamente quello in dotazione, cosa che spesso invece non è possibile fare nei rugged phone a causa della scocca protettiva esterna. Scocca realizzata in una combinazione di plastica rigida, questa gialla e quella rigida, poi c'è una tutta una parte morbida nera. Sulla parte in basso potete vedere qui sull'angolo gli effetti delle cadute che avete visto in apertura di video, ma quando è caduto di piatto non si è fatto assolutamente niente, quando invece è caduto di spigolo si è, vedete, leggermente deformato, però non ha subito altri danni, a danni sostanziali diciamo. Qui sul lato abbiamo il tasto di accensione, un tasto dedicato alla fotocamera. Dall'altro invece il volume, eccolo qui, e un curioso tasto di reset che appena lo premete non fa altro che staccare per un attimo la batteria, quindi spegne immediatamente lo smartphone. Sinceramente non ho capito bene l'utilità, probabilmente è da utilizzare in casi di emergenza proprio per spegnerlo in maniera immediata. Il design tutto sommato non è niente male per essere un rugged phone, perché va un po' a mascherare forse anche il tipo di design, i 12 mm di spessore. E ovviamente poi le dimensioni sono ovviamente molto importanti, anche perché lo schermo è da ben 6 pollici. Le misure sono infatti di 176x88x12 mm. Guardate infatti in confronto un 5,5 pollici come il OnePlus 5, sembra veramente un telefono piccolissimo. Peso anche questo notevole, siamo a 264 grammi. Però l'idea di mettere un 6 pollici su un dispositivo rugged in fondo non è sbagliata, insomma è molto molto comodo da utilizzare ed è anche un bel pannello con risoluzione Full HD e nonostante un vetro Gorilla Glass 3 che è anche più spesso del normale, veramente non flette per niente il vetro, anche il touch a 5 tocchi funziona molto bene, è sensibile, quindi aspetto molto molto positivo quello dello schermo. Altra cosa che non mi aspettavo in uno smartphone poi del resto così essenziale è la presenza della retroilluminazione dei tasti qui in basso e anche la presenza di un LED di notifica RGB qui in alto a destra, personalizzabile nel colore anche a livello di app, quindi ho impostato come vedete il verde per WhatsApp. Altro aspetto positivo è la batteria, 4000 mAh, non rimovibile, 6 ore di schermo acceso in wifi, riproduzione continua, oltre 4 nell'uso misto 4G con diverse ore di GPS attivo, insomma giornata sicuramente garantita, quindi nessun problema per quanto riguarda l'autonomia. Alti e bassi invece per quanto riguarda l'audio.
La cassa posteriore è bella grande, si sente molto molto bene, tra l'altro adesso vi faccio vedere un test perché anche immergendolo in acqua riprende subito le sue capacità. Adesso vedremo quasi poi, una volta immerso, quasi a sputar fuori l'acqua dalla cassa. Quindi rimane ben protetta, che riprende subito le sue capacità. In chiamata invece la capsula auricolare non è altrettanto buona, tant'è che al massimo del volume tende quasi un po' a gracchiare, a vibrare un po' troppo, quindi bisogna sempre abbassare un po' il volume in conversazione. La ricezione comunque è nella media, ho usato una SIM Wind in questi giorni di test, c'è la banda B20 e non ho avuto quindi nessun problema nemmeno per quanto riguarda il 4G. Ma passiamo però ora a parlare degli aspetti un po' più negativi. È vero che questo smartphone ha un hardware un po' datato, ha infatti una CPU Octa-Core MT6753 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, ma rispetto ad altri MT6753 che abbiamo provato, e chi ci segue sa che ne abbiamo provati veramente tantissimi, spesso, a dire la verità, magari nella combinazione con 3 GB di RAM, mentre qui ne abbiamo solamente 2, però devo dire che al di là di questo mi è sembrato un po' più lento del solito, ed in effetti al di là della CPU che su AnTuTu totalizza 38.000 punti, quindi perfettamente in linea con questo hardware, la memoria interna invece è più lenta del solito, arriva a 55 MB al secondo, mentre siamo abituati ad altre velocità, addirittura per esempio su Ulefone Vienna che ha la stessa CPU raggiunge i 221 MB al secondo, e questo si ripercuote nella velocità di apertura delle app, anche se poi una volta caricata l'app per navigazione, messaggistica e quant'altro, come vedete si comporta come gli altri MT6753 che abbiamo provato. Lo proviamo anche velocemente con un gioco, quindi al di là dei tempi di caricamento più lunghi, poi alla fine le prestazioni sono quelle. La ROM è quasi priva di personalizzazione, al di là di questo launcher senza app drawer, che tra l'altro ha qualche problema perché a volte mi ha duplicato anche le icone delle applicazioni. È un Android 6.0 quasi stock, e nelle impostazioni non troviamo nemmeno gesture o altre personalizzazioni, non c'è il doppio tap per il risveglio, veramente, veramente molto troppo essenziale. E altro aspetto negativo, anche se forse su un telefono di questo tipo non è certo indispensabile, è quello della fotocamera, che veramente non riesce a fare scatti discreti, perché è una 8 megapixel, veramente molto lenta nella messa a fuoco, a volte impiega veramente anche diversi secondi nella messa a fuoco. I risultati sono abbastanza scadenti anche con buona luminosità, tra l'altro veramente il bilanciamento della luce è veramente a svolte sbagliato. Il flash c'è, un flash LED, ma direi che è utile giusto come torcia perché non è nemmeno ben sincronizzato ed è necessario quindi impostarlo in modalità sempre acceso, perché vedete, se no la foto viene completamente buia, quindi ho dovuto fare lo scatto con la modalità torcia accesa. A livello di sensori non c'è il giroscopio, ma c'è per fortuna la bussola, fondamentale per uno smartphone che può essere usato molto all'aria aperta, magari per escursione e trekking, e il GPS anche, che direi funziona bene. Il lettore di impronte invece non c'è proprio, ma questa secondo me è una scelta giusta per un rugged phone, visto che probabilmente si andrà ad usarlo con guanti o mani sporche, quindi inutile metterlo. Tutto sommato, quindi, nonostante abbiamo visto qualche difetto e delle prestazioni un po' deludenti, alla fine non mi sento di bocciare questo W9, perché fondamentalmente la sua caratteristica principale è la certificazione P68,
la resistenza all'acqua, alla polvere, agli urti, e su questo campo si è comportato veramente bene, mantenendo anche, a mio parere, anche un buon design e non subendo appunto danni durante i maltrattamenti a cui lo abbiamo sottoposto. Poi tra l'altro ha un display da 6 pollici, un ottimo display, cosa questa non facile da trovare in questa categoria. Il prezzo però ovviamente lo penalizza, 178 euro per un MT6753 con 2 GB di RAM sono comunque tanti, e anche se si tratta di un rugged phone molto particolare, però magari se vi interessa tenetelo d'occhio, perché ogni tanto su Amazon molti prodotti vengono messi in offerta, quindi vedete magari se si abbassa un po' il prezzo. Ovviamente nel caso non dimenticate di passare dal link Amazon che trovate in home page per aiutarci ovviamente a crescere. Per questo Yandel W9 è quindi tutto e l'appuntamento è alla prossima video recensione. Ciao!